No, no, di fatto il film è un film indipendente, cioè i film che ho fatto con Will Smith erano film partoriti all'interno di uno studio che era la Columbia, Sony Columbia, non pensavo chiamarlo in due modi, cioè la Sony ha comprato la Columbia, per cui ognuno lo chiama come vuole, o Columbia o Sony, e quello è proprio il sistema Hollywood, dove francamente ho avuto una delle più felici esperienze, anzi due delle più esperienze, tra le più felici esperienze della mia vita. E poi questo film, che invece è un film assolutamente indipendente, finanziato con fondi anche europei, è stato un film in cui ho avuto problemi che pensavo appartenessero a al modo di fare il cinema degli anni 40, 50, quando insomma ho sentito una tendenza al controllo da parte dei produttori molto molto forte, che mi ha affaticato moltissimo, perché comunque ho fatto il film che volevo, però è come se stai è come se prendi il miglior chef del mondo E quando sta per tirare fuori la roba dal forno, te lo dici: no, aspetta ancora un minuto, poi esce fuori quello che è qui, però cioè comunque qualcosa gliela hai pasticciata. Ciao a tutti, mi raccomando, il 10 gennaio esce al cinema Quello che so sull'amore, è il mio ultimo film e sono convinto che vi farà molto piacere vederlo.